Benvenuti nel podcast quotidiano di Varese News. Io sono Roberta Bertolini e queste sono alcune delle principali notizie pubblicate il 21 aprile. La campagna vaccinale lombarda procede con un costante incremento delle dosi somministrate ogni giorno. Martedì 20 aprile sono state inoculate 65.000 dosi di vaccino, un risultato al di sopra delle previsioni, che si aggiravano attorno ai 50.000. L'impegno è quello di arrivare all'inizio di maggio a 100.000 dosi, purché le forniture mantengano i ritmi adeguati. Mercoledì mattina è arrivata all'aeroporto di Malpensa la nuova fornitura di dosi Pfizer, che fa parte dell'ultima consegna all'Italia di 1,5 milioni di dosi. Un anno fa, nel laboratorio di microbiologia dell'Università dell'Insubria, il dottor Lorenzo Azzi ebbe un'intuizione. Perché non cercare il virus SARS-CoV-2 nella saliva? Ci lavorò un mese grazie anche al professor Paolo Grossi, primario della clinica di malattie infettive del Circolo, e al professor Mauro Fasano. A distanza di un anno, la Lombardia ha chiesto al Ministero ed ottenuto di poter adottare i test salivari come metodo di indagine per la ricerca del coronavirus. La notizia di oggi è che da maggio la Lombardia utilizzerà i test salivari molecolari in ambito scolastico. Questi test, meno invasivi e più semplici da utilizzare, hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare. La nostra regione sarà la prima ad utilizzarlo in Italia. La pandemia ha messo la scuola di fronte ad una sfida enorme, tutt'altro che superata. La strada per il ritorno alla normalità è ancora in salita. Per capire a che punto è la situazione negli istituti del territorio, il nostro giornale ha iniziato un dialogo con i dirigenti scolastici. La prima a rispondere alle nostre domande è stata Cristina Boracchi, dirigente del liceo Crespi di Busto Arsizio, una delle realtà scolastiche più importanti sia a livello locale sia nazionale. Preoccupa la fragilità dei ragazzi, ma non è solo colpa della pandemia, ha detto nel corso della sua lunga intervista che trovate su Varese News. Si è spento mercoledì Augusto Caravati, ci ricorda la sua figura Andrea Camurani. Varese perde un altro dei suoi figli illustri, il geometra Augusto Caravati, che si è spento all'età di 92 anni. Lo piange la città del fare e dell'innovare. Caravati lascia alle sue spalle numerosissimi progetti edilizi che hanno rappresentato le pietre miliari della città nella seconda metà del Novecento. Oltre ai diversi progetti di ristrutturazione immobiliare, una delle passioni di quest'uomo era rappresentata dal risanamento del lago di Varese, suo sogno nel cassetto. Una brutta notizia per la città che dopo la morte del poeta dialettale Natale Gorini, l'imprenditore Alfredo Corvi e il magistrato Giovanni Pierantozzi, vede andarsene un altro rappresentante di quella grande laboriosità che da sempre contraddistingue il capoluogo bosino. Una passerella dall'Isola dei Pescatori all'Isola Bella. Ci parla del progetto Maria Carla Cebrelli. Si ispira alla passeggiata ideata dall'artista Christo e realizzata nel 2016 sul lago di Iseo, la proposta di creare un collegamento tra l'isola Pescatore e l'isola Bella nel Golfo Borromeo, proprio nel cuore del Lago Maggiore. Un progetto che un gruppo di operatori del turismo della sponda piemontese vorrebbe realizzare per dare un impulso importante a un settore che in questo momento si trova in grande difficoltà. Tra i promotori ci sono Antonio Zacchera, proprietario di alcuni grandi alberghi tra Stresa e Baveno, e lo chef stellato Marco Sacco. Una proposta che fa discutere e che è ancora tutta da definire, soprattutto nella fattibilità e nelle autorizzazioni, ma che punta a un obiettivo ambizioso: creare un maggiore indotto turistico fino a 26 milioni di euro. Ed ora lo sport. Sconfitta Karate Brianza per il Varese. Nel recupero di Serie D, biancorossi cadono 1-0 in casa della Folgore Karatese, che sfrutta la rete segnata dopo 3 minuti di partita da Valagussa per prendersi 3 punti. Per i biancorossi di negativo, oltre al risultato, anche un altro infortunio, quello di Gazzo. Domenica, Di Sabato e compagni torneranno al Franco Ossola per affrontare il Casale per un importante scontro salvezza. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.